buffo in un certo, nell'allestimento sono la metafora di noi, di tutti noi che ci siamo trovati, ognuno con le proprie individualità, che però nello stesso tempo hanno comunque, diciamo, delle radici comuni, anche se, diciamo, questi puff sono rappresentati appunto da stoffe, materiali diverse, forme diverse, ergonomia diversa. Da una parte cedi la tua professionalità, ma dall'altra acquisisci un insegnamento che ti può dare qualcun altro, che non ti chiede altro che la tua conoscenza. La libreria sarà posizionata in mezzo ai puff e rappresenta le nostre radici culturali. Ora siamo tutti architetti, quindi utilizziamo molto la carta ed è anche il secondo protagonista di questo nostro racconto. Ci sono gli arredi, il simon, che sono un materiale più ricco, e la carta, che invece è un materiale più povero. È il luogo del confronto, dello scambio delle idee e della sintesi di tutto, del nostro lavoro, tutti gli ingredienti che mettiamo lì sopra. Attorno a questo tavolo di lavoro ci sono degli elementi che un'altra volta rappresentano tutti noi. Sì, sono le sedie che sono tutte uguali nel colore, sono bianche perché sono la somma di tutti i colori rappresentati nei puff, quindi tutte le nostre individualità, però sono anche diverse perché siamo diversi noi, perché ognuno ha un proprio percorso. Allora, il co-working è un innovativo metodo di lavoro che permette la condivisione degli spazi, delle risorse e delle conoscenze. I puff invece sono i componenti del co-working nella loro individualità. La libreria è il luogo della conoscenza e delle radici culturali. La carta è un materiale che permette all'idea di prendere. La cucina è il luogo del confronto, dello scambio e della sintesi. Il tavolo e le sedie sono componenti del co-working nella realizzazione del progetto condiviso. Le tovagliette rappresentano il metodo dei sei cappelli, che è un metodo che permette di unire tanti punti di vista alternativi per la soluzione di un problema complesso. Perché la cosa importante è che la somma fa il totale.